siamo alla Rocky Mountain Marathon, arriva del Garda. Come facemmo l'anno scorso con la cartuccia WRND Tuned, vedete qua il link dell'articolo, quest'anno testiamo, prendiamo occasione di questa gara per testare una bici, la Cannondale dell'FSI, quindi l'hardtail di punta di Cannondale. Diciamo non è una novità assoluta questa bici, perché l'abbiamo già provata lo scorso anno ad Halmstad per la presentazione ufficiale, ma fino ad ora effettivamente non avevamo avuto modo di provarla in un contesti diversi, quindi l'ho già usata qualche un periodo a casa sui sentieri, sui miei sentieri, e vista l'occasione della Riva Bike Marathon la utilizzerò anche oggi in gara in condizioni particolari, perché il tempo non è dei migliori, ha piovuto ieri e anche oggi il tempo non promette proprio bene, e i sentieri saranno un po' bagnati, e qua chi conosce la zona sa che sono abbastanza impegnativi, rocciosi, fango non so quanto ce ne sia, però comunque scivoloso sicuramente, quindi le condizioni ottime direi per stressare alla grande un hardtail da cross country marathon come questa. Vi dico già che la cosa che mi ha stupito principalmente è il peso di questa bici, perché 8,9 kg completa di pedali di serie, quindi con lattice nelle gomme, tubeless e tutto quanto, forcella nuova, vedete la Lefty Osho. Una bici pronto gara già uscita dall'azienda, quindi niente, io adesso fra un po' si partirà e poi vi racconterò un po' meglio dopo la gara le sensazioni. In gara non riprenderò con la GoPro o comunque non farò immagini in action, perché con queste condizioni è un po' particolare, però comunque vi racconterò meglio le sensazioni dopo. Ciao. Vincitore, io secondo, però bella gara, però un motore allucinante, complimenti Andrea. Mi ha tirato il collo fino a volta di no, poi cosa è successo? Come è stato uscire? Siamo stati un po' insieme fino alla cima, quasi insomma alla fine della prima salita, in pratica 20 km qua era di salita, e poi dopo ho pagato un po', ho messo di passo mio e ho amministrato, anche perché dietro c'avevamo un vantaggio allucinante, quindi. Bravi ragazzi, bravi tutti e due. Grazie Daniele. Grande. Allora, siamo giunti al termine del test della Cannondale dell'FSI. Come vedete, le conclusioni finali le prendiamo alla Riva Bike Marathon, che tra l'altro è andata bene. Dovrei aver fatto secondo assoluto, anche se i giudici sono un po' impazziti, dice che un controllo non risulta, però insomma vedremo. A prescindere dalla gara, le sensazioni sulla bici. Allora, ho avuto soprattutto delle conferme rispetto al test, il primo test, lo short test che avevo fatto alla presentazione ufficiale ad Halmstad lo scorso anno. Vi lascio qua il link dell'articolo. E quindi una gran bici leggera e reattiva, ho potuto apprezzare questa dote soprattutto oggi nella prima salita, cioè l'unica vera lunga salita di giornata, circa di 20 km, prima parte asfaltata, battuta, cementata, quindi questa bici è molto leggera, 8,9 kg con pedali, e reattiva, è rigida, la forcella anche una volta bloccata è veramente rigida, si fa apprezzare perché sembra quasi una bici da strada. L'unica cosa che forse avrei desiderato in alcuni punti più ripidi è un attacco manubrio leggermente più negativo,
ma avendo cambiato sistema di attacco scegliendo un attacco semplice, tradizionale come tutte le bici e non quelli proprietari Cannondale, rende questa operazione ancora più semplice, quindi si può montare qualsiasi attacco manubrio in commercio. Per il resto, come vi dicevo, la posizione è ottima, in salita è veramente performante. Nelle salite finali avrei desiderato una pedivella leggermente più corta. Io di solito utilizzo le 170, di serie la taglia M che vedete qua monta le 175. Come ho detto più volte, a mio avviso sulla taglia M si dovrebbe dare, che spesso c'è chi si trova a metà tra le 170 e le 175, dovrebbe dare la scelta, la possibilità di scegliere una o l'altra, a mio avviso. Io per esempio avrei scelto delle PDL da 170, perché sulle salite, soprattutto nelle lunghe distanze, secondo me dà una pedalata un po' più brillante, quindi permette di risparmiare un po' più di energie. In discesa quello che, se in salita è veramente una scheggia, lo stesso si può dire in discesa, perché sia grazie alla forcella che nonostante sia cambiata ma rimane pur sempre una forcella rovesciata, anche se non è più doppia piastra come era una volta, ha perso un filo di rigidità forse, però è più leggera e funziona comunque alla grande. Rispetto alle altre forcelle tradizionali, ho visto che per farla funzionare a dovere bisogna settare un sag più abbondante. In questo caso ho scelto un sag dal 20% circa, ma l'operazione è molto semplice perché c'è un indicatore di sag davanti allo stelo che proprio rende questa operazione, grazie all'O-ring che vedete qua, molto molto semplice. In realtà avrei potuto sgonfiare ancora un po' di più, però ho preferito una forcella un pochino più sostenuta, perché questa operazione di sag abbondante rende la forcella un po' tanto sensibile all'inizio e non ci sono molto abituato. Inoltre il comando di Cannondale è a due posizioni, quindi chiuso o aperto, non c'è una mezza posizione che dà la possibilità di utilizzarlo magari nelle salite un po' sconnesse. Quindi dovendo scegliere on off, ho scelto una pressione leggermente superiore. Per il resto molto funzionanti anche i registri della compressione che vedete sopra e del ritorno. Tra l'altro sullo stelo della forcella Cannondale già dà delle indicazioni abbastanza precise sulle pressioni in base al peso corporeo del biker. In discesa, come vi dicevo, a prescindere dalla forcella, anche la posizione è ottima, le geometrie sono veramente veramente performanti. L'anteriore, con grazie al rake avanzato, la rende veramente una schiaccia sassi. Forse nelle curve strette bisogna un po' abituarsi, per esempio rispetto alla mia bici personale è un po' più aperta, quindi bisogna un attimo cambiare stile di guida, però una volta che ci si abitua, ci si prende la mano, è veramente ottima come sensazioni. Passando al montaggio, oggi sinceramente ho apprezzato ancora di più l'Eagle, perché questa gara ha delle salite molto lunghe e dei tratti abbastanza ripidi, veramente ripidi, cementati, quindi l'Eagle l'ho apprezzato ancora di più. Corona 34, come sempre, la utilizzo anch'io sulla mia bici personale, secondo me è il giusto compromesso. Cerchi Envy M5 con canale da 25 mm in carbonio, e anche questi sono rigidi ma non troppo, quindi giusto compromesso. Queste gomme, le gomme Schwalbe, l'abbinamento Racing Ralph al posteriore e Racing Grey all'anteriore, sono ottime affinché il terreno è diciamo asciutto o leggermente umido. Sulle rocce bagnate oggi sinceramente hanno perso qualche colpo, soprattutto il posteriore, perché ha grip, ma quando c'è in frenata diciamo mi aspettavo qualcosa di meglio, però d'altronde non sono gomme studiate per terreni bagnati, quindi non si può chiedere troppo. Quindi, per concludere, a chi consigliamo questa bici? Sicuramente all'agonista che percorre cross country o marathon. È una bici leggera, performante in tutte le situazioni, una bici che già di serie va bene, non ha bisogno di particolari upgrade. Come vi dicevo, sia il peso che l'allestimento sono race ready, quindi perfetti, pronti a correre, personalizzabile soprattutto sulla forcella, personalizzabile sotto diversi punti di vista la forcella,
anche di serie, senza fare nessun tuning particolari. Quindi posso dire di essere veramente soddisfatto e di confermare le sensazioni iniziali, che non è sempre scontata come cosa. Per i prezzi e tutti gli altri dettagli vi rimando al test completo che trovate qui sotto. E niente, ciao e ci vediamo alla prossima. Un applauso!